Siamo in cucina all'Agriturismo Parra con lo chef Francesco Parra. Che cosa fa mangiare stasera ai turisti? E questa sera andiamo a proporre proprio un menù proprio in tema con quello che è il lavoro, la tradizione e la cultura del territorio di Santa Lucia del Mela. Quindi, per dare una breve sintesi di quella del menù, ti anticipo che il pane caldo appena fatto casereccio come si faceva una volta, con l'olio nuovo, perché siamo proprio nel periodo preciso della molitura delle olive, con i condimenti dell'orto e le spezie del nostro orto, e poi a seguire andiamo a proporre degli antipastini tutti cucinati, cose molto particolari, tutto in antica cucina siciliana, e dopo a seguire facciamo una presentazione dei maccheroni alla norma, dei maccheroncini fatti sempre di pasta fresca fatta da noi, una norma leggermente modificata, con peperone, salsiccia, il solito olio nuovo, quello che ho detto poco fa, pomodoro fresco, e poi andiamo a servire questi maccheroni Tamaida, come si faceva una volta anticamente nelle mangiate delle tradizioni e delle festività. Così andiamo a proporre a queste persone che vengono da altre culture la nostra tradizione e la nostra cultura a tavola. Quanto sono importanti queste manifestazioni, soprattutto la gastronomia, le vostre aziende possono essere un veicolo per il turismo qui a Santa Lucia del Mela? Credo non solo per Santa Lucia, per il territorio, per la Sicilia in genere, credo che sia ciò che serve per migliorare, ciò che serve per trasformare, per portare fuori la nostra cultura, il nostro territorio, le nostre tradizioni, e nello stesso tempo portare all'interno le nostre casse, che in questo momento, in un periodo così particolare, condizionato da un'economia molto, diciamo, fra virgolette, molto scarsa, porta subito cassa e fa in modo da portare avanti un discorso di impegno a livello imprenditoriale in questo momento per il nostro territorio, che per un po' di tempo è stato abbandonato e un pochettino non si è creduto, bisogna un pochettino recuperare, e quindi queste manifestazioni servono e servono tanto. Andiamo ad assaggiare adesso queste pietanze. Con tanto piacere, ci tengo in modo particolare al vostro commento poi finale, che è quello che è il giudizio che porta a noi a migliorare sempre di più. Grazie. Antonino Mirabile, buonasera, si presenti, che ruolo è l'enologo? L'enologo è un lavoro molto duro comunque, ahimè, però qualcuno lo deve pur fare, quindi tocca a me anche nel caso l'azienda dove ci ospita comunque questa sera, l'azienda Parra. Curiamo un progetto nato parecchi anni fa su vigneti tipici comunque della Piana di Milazzo, con la missione di produrre comunque vino di qualità in eccellenza, per poi comunque rientrare in un territorio di produzione che è il Mamertino DOC. A livello aziendale ci interessa tanto quanto, noi curiamo più la qualità, diciamo, del prodotto, perché andiamo a offrirla agli ospiti dell'azienda, quindi non curiamo la parte, diciamo, burocratica commerciale. E facendo due note sul territorio lucese, comunque il vino è Santa Lucia del Mela, comunque, cioè, come dicevamo poc'anzi, comunque rientriamo nel territorio del Mamertino DOC. È un comune che comunque, ahimè, negli anni era molto ricco, molto vitato, mentre ora, come è successo dagli ultimi 20 anni, magari a questa parte, un territorio che si è un po' andato a perdere per quanto riguarda la tradizione vitivinicola, senz'altro, e dando spazio, ahimè, che nessuno me ne voglia, all'oleicolo comunque. Quindi la maggior parte dei terreni che prima erano a vocazione vitivinicola adesso sono diventati oleicoli. Chiusa la parentesi comunque, cioè, quindi voglio tornare su quello che è il vino e al discorso dell'enologo anche comunque nell'azienda, una professione magari poco presente, poco nota anche per quanto riguarda il comprensorio, in quanto abbiamo sempre vissuto di tradizione, di vini con
poca, diciamo, cioè, mercato, come si è affinato ora comunque il mercato. Quindi oggi la professione dell'enologo è quella comunque di vivere l'azienda dalla campagna, possibilmente curando quindi già le curve di maturazione per definire quello che può essere l'epoca di vendemmia, quindi la raccolta, fino a poi comunque curare le fasi di vinificazione e a sua volta poi affinamento, fino a quando puoi arrivare alla bottiglia, quindi al prodotto finito. Dunque si parla qua di un vino di qualità, lei ha un calice con il vino, che vino è questo? Questo è un vino di un'annata, comunque un Nero d'Avola, Cabernet e Nocera. E sul punto Nocera mi voglio soffermare, in quanto comunque al discorso che si era fatto prima sui vitigni comunque autoctoni, il Nocera la fa da padrona, in quanto comunque è un vitigno tipico della piana di Milazzo, è stato scoperto e ricercato negli anni, fin quando adesso è stato comunque rivalorizzato in un certo senso. Qualcuno potrebbe parlare di vitigno reliquia, ma non voglio arrivare a tanto, perché comunque è un vitigno di recente costituzione, tramite vari lavori degli enti pubblici del nostro comprensorio e le certificazioni. Oggi, cosa si sta facendo per pubblicizzare questo vino di qualità? Sicuramente ci sono delle associazioni di categoria, ci sono le strade rotte del vino mamertino, ci sono produttori che giustamente investono la loro immagine, la loro qualità e tutto, e lo portano veramente nei vari presidi più importanti, fino ad arrivare anche a fiere internazionali. Quindi, cioè, la ricerca c'è, resta sempre un vino di nicchia, certo è che resta sempre un prodotto che comunque di nicchia, con pochi pezzi, con poche bottiglie, quindi non potremo andare mai a sbancare il lunario di certi mercati quasi improponibili, perché il numero di bottiglie è giustamente poco, però c'è veramente gente che si sta impegnando tanto nello spingerlo il più possibile comunque, perché io, per me, tipo anche il vino che noi abbiamo stasera, l'obiettivo soprattutto della tipicità è quello che noi primo ci prefissiamo. L'obiettivo mio personale è quello di fare dei vini che siano un bigliettino da visita, più che altro, soprattutto del territorio che comunque rappresentano. Quindi, c'è la mission mia in primis è quello di esprimere al massimo nei miei vini, in quello che comunque si va a fare, il territorio, che comunque vuol dire che sia più vago possibile, più vasto possibile. Più giriamo, il vino è bello perché comunque non c'è un canone fisso. Ogni vino, quindi ogni vitigno in un territorio ben diverso, esprime praticamente quello che può, condizionato a tutta una serie di accorgimenti poi tecnici. Quindi c'è l'obiettivo nostro dei tecnici, perlomeno il mio, il primo è questo qua, poi soddisfare le aziende, fare un vino che comunque sia bevibile e che piace soprattutto, quindi, cioè, senza, col massimo del rispetto per quanto è possibile delle tradizioni. E per finire questa intervista facciamo un brindisi, dai, con questo un brindisi e salute a Santa Lucia del Mela, al comprensorio del Mamertino, al vino in generale e a tutti gli appassionati come me, che io prima di fare il tecnico sono un grande appassionato. Grazie. Il nostro programma in compagnia di Francesco Parra, che è il titolare dell'agriturismo Parra, che ha voluto fortemente questo progetto qui a Santa Lucia del Mela, persone che sono rimaste entusiaste di questa città. Sì, a meno dall'impressione che proprio nell'immediatezza posso dire che sono rimasti veramente colpiti dalle meraviglie che sono andati a vedere poco fa in giro per le vie del nostro paese. E posso dire che sono rimasti pure entusiasti dalla spiegazione del professore Libero, che è stata proprio fatta con passione e con una dedica particolare al paese, proprio come non mai si poteva pure pensare. Bello. Tutti quanti dicono che questa città bisogna amarla alla fine. Sì, bisogna amarla, bisogna scommetterci, bisogna crederci. Ciò che cui da oltre 20 anni sto facendo io, stiamo facendo altre persone in questo paese sicuramente. E quello che dico sempre io, il mio motto è: più siamo e meglio può venire la cosa, meglio stiamo. Come diceva poco fa il professore Libero in cattedrale, la storia, lo specchietto retrovisore, quello che girasse indietro vuol dire guardare al passato per andare meglio in avanti. Io mi ho detto,
dove c'è cultura c'è storia, dove c'è storia c'è tradizione, dove c'è tradizione c'è pure un messaggio ben chiaro per le generazioni future, che è quello della crescita. Quindi la campagna legata al territorio, legata alla gastronomia, legata alla ristorazione, la ristorazione legata poi alla cultura dell'arte del paese, del circondario, è ciò che fa crescere una realtà e ciò che poi porta pure utili direttamente pure alle casse, che in questo momento, come ho detto poco fa in cucina, è molto importante fare casse, immediatezza e dare sviluppo e credere nel futuro. Facciamo un appello ai nostri amici telespettatori di venire a visitare Santa Lucia del Mela. L'appello proprio di cuore non è un interesse economico, perché non lo faccio espressamente per interesse economico, ho bisogno come tutte le aziende, perché ho fatto un grosso sviluppo economico e quindi ho anch'io nel mio piccolo bisogno pure di continuare a crescere e rientrare un po' con i costi, però il mio messaggio è ben chiaro, è valutiamo bene ciò che abbiamo vicino alle nostre case, valutiamo ciò che ci circonda, apriamo le porte alle cose chiuse e facciamo crescere quello che attorno a noi ci potrebbe dare anche una ricchezza sia economica sia come carattere. Oggi è stata sicuramente una puntata molto interessante, abbiamo conosciuto meglio ancora una volta Santa Lucia del Mela. Tra l'altro Santa Lucia del Mela, tu devi sapere che è la città dove è partito Momenti in TV, proprio la prima puntata è stata fatta nel dicembre del 2009 proprio a Santa Lucia del Mela, e si continua a parlare di questa città, continuiamo a parlare anche di tante manifestazioni che si svolgono nel nostro territorio. Potete invitarci anche voi, basta chiamare il numero che vedete in sovraimpressione, 329 123 459. Luciano ormai lo sa a memoria. Momenti in TV, come al solito, ritorna la prossima settimana con altri argomenti, altre manifestazioni. Luciano, sì, invitateci in tanti, come quest'anno ci siamo divertiti a venire nelle vostre case, a entrare nei vostri borghi più antichi, e poi sicuramente ci divertiremo tutti quanti insieme con Momenti in TV. Grazie a tutti, Momenti in TV ritorna la prossima settimana, vi aspettiamo sempre più numerosi. Ciao a tutti.